La sinistra in attesa che Giovanni Legnini sciolga il nodo e si candidi a guidare la nuova coalizione larga per il centro-sinistra. Parte da Lanciano l'appello di Articolo 1 MDP all'ex vicepresidente del CSM tramite il coordinatore regionale Tommaso Di Febo, intervenuto in conferenza stampa con il coordinatore provinciale Antonio Canzano in occasione della visita del leader Roberto Speranza. Pensiamo che ci sia la necessità di costruire una coalizione larga, plurale. All'interno di questa coalizione mettere su un progetto di cambiamento vero per questa regione Abruzzo, portare a termine alcuni punti programmatici che in questa legislatura non è stato possibile portare avanti e auspichiamo che Giovanni Legnini sciolga la riserva positivamente perché è una figura forte, è una figura che può garantire l'esperienza necessaria per costruire un Abruzzo diverso. Nella giunta regionale uscente, MDP ha già due componenti con Marinella Sclocco, assessore alle politiche sociali, e Mario Mazzocca all'ambiente. Cos'è che si sarebbe potuto fare di più e meglio? Senza entrare nei particolari, io penso che qualsiasi amministrazione oggi si trova in forte difficoltà sia per la mancanza di fondi e sia anche per delle incomprensioni che possono nascere all'interno di un esecutivo di maggioranza. Però ciò non toglie che comunque moltissime cose i due assessorati li hanno fatte, sia in termini di politiche ambientali, in questo caso parlo di Mario Mazzocca, che in termini di politiche sociali, in questo caso il discorso riguarda Marinella Sclocco. Però nell'insieme penso sia necessario ricostruire un campo largo per poter continuare a dare delle risposte forti a quelle che sono le necessità degli abruzzesi. Cioè la sensazione è che c'è uno spiazzamento enorme tra le promesse della campagna elettorale e i fatti dell'azione di governo. E allora oggi